Fratelli Juventini e sorelle Juventine, è la prima volta che faccio un video pre-partita, non l'ho mai fatto. Ho sempre fatto, come sapete, e anche stasera sarà così, l'analisi post-partita e le pagelle. Avevo incominciato a fare un compendio, se mi passate il termine, dopo la conferenza stampa di Sarri in riferimento alla partita Milan-Juventus. Non l'ho fatto perché ieri la conferenza stampa di Sarri non mi è piaciuta e quindi proprio per questo motivo ho deciso di fare il video che sto appunto per esporvi. Allora, trovo che Sarri sia un misto fra l'infastidito, l'annoiato e il contrariato. Ogni volta che fa una conferenza stampa risponde con supponenza, come se quelli che ha davanti a lui fossero tutti degli imbecilli, e in certa parte posso anche dargli ragione perché fanno domande che mio nipote di 5 anni probabilmente non le farebbe in maniera molto più intelligente e molto più argomentata. Però è anche vero che tu, nel momento in cui diventi un personaggio pubblico, io nel mio piccolo, avendo un canale, sono diventato un personaggio pubblico, devo rispondere delle cose che dico, delle azioni che faccio. Vengo attaccato se dico cose che non piacciono, mi offendono, cose allucinanti perché c'è gente che veramente non ha un cacchio da fare nella vita. Contenti loro, scrivono una volta una sciocchezza, poi non la scrivono mai più perché li banno, quindi. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Stavo dicendo appunto che io mi aspettavo da Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri, un approccio totalmente differente perché forse al signor Sarri è sfuggito che questa sera alle 21:45 in quel di Torino, allo Stadium, Allianz Stadium, ci sarà di scena una partita che sulla carta dovrebbe essere accattivante e affascinante, perché probabilmente incontriamo una delle squadre più in forma d'Europa, una delle squadre più in forma d'Europa. Ricordo al signor Sarri e a tutti coloro che magari danno per scontato che l'Atalanta è una squadra di seconda fascia, che l'Atalanta, a differenza nostra, è già qualificata ai quarti di Champions League. Ora, io feci il pronostico, non so se lo sapete, ad agosto scorso, che la Juventus sarebbe andata in finale col Paris Saint-Germain. Se guardate i tabelloni, il Paris Saint-Germain e la Juventus prima della finale non si possono incontrare. Se due indizi fanno una prova, può darsi che ci abbia azzeccato per la terza volta consecutiva, perché ho azzeccato la finale di Berlino, ho azzeccato la finale di Cardiff. Spero di azzeccare anche la finale di Lisbona a questo punto e non di Istanbul. Ma al di là di queste sciocchezze mie personali, di cui mi interessa poco o nulla, quello che voglio dire è che stasera noi incontriamo una squadra che appunto è ai quarti di finale Champions League, che potenzialmente potrebbe buttare fuori il Paris Saint-Germain, andare in semifinale e potenzialmente buttare fuori una fra Lipsia, non mi ricordo l'altra squadra che è. Insomma, in poche parole, l'Atalanta ce la potremmo ritrovare in finale di Champions League. Quindi la partita di questa sera, a mio modo di vedere, è un big match, più di Milan-Juve, più di Juve-Napoli quest'anno, più di Juve-Roma. Forse anche più di Juve-Inter, vedendo come arranca l'Inter di Conte. L'unica partita forse che potrebbe darci le stesse emozioni, le stesse sensazioni è Juve-Lazio, perché veraente non se ne può più di sti laziali che sono convinti di avere uno squadrone. Veramente, che si sono convinti di avere uno squadrone. Invece hanno una squadra mediocre, a cui è andato tutto bene, a cui hanno dato tantissimi rigori, molti più di noi, vengono a dire che ci danno i rigori a noi, ma contate i rigori che è andata la Lazio, soprattutto guardate quanti contro la Lazio e quanti contro la Juve. Per cui stasera c'è Juve-Atalanta che va di scena. Juve-Atalanta è una partita che, a mio modo di vedere, se la Juventus la affronta come deve, non dovrebbe avere problemi a battere l'Atalanta. Ma purtroppo la Juventus ha dei gravi limiti a livello mentale e la partita con il Milan ne è la prova inconfutabile. Noi vincevamo 2-0, una partita che si era messa sui binari migliori possibili immaginabili per una partita di calcio, perché senza esprimere un grande calcio, senza esprimere grandi giocate, con due invenzioni, una meravigliosa di Rabiot e l'altra di Cuadrado che ha fatto un lancio sublime per Ronaldo, che non sbaglia davanti alla porta, noi nel giro di 5 minuti, nel secondo tempo, al 20esimo, eravamo 2-0 a casa del Milan. Ora, una squadra che è prima in classifica potrebbe dare la svolta definitiva allo scudetto, chiuderlo definitivamente perché avremmo portato la Lazio più 10 di distacco da noi.
prende 4 gol in 20 minuti, anche meno, si fa mettere in discussione e in balia da un rigore che c'era o non c'era, non mi interessa, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra nella testa. Sarri ha le sue colpe, sicuramente, ma Sarri, al 20° del secondo tempo, aveva condotto una squadra in vantaggio sul 2-0. Chiunque sul 2-0 a San Siro, partita che è in controllo totale, avrebbe fatto i cambi che ha fatto Sarri. Poi dopo sono tutti bravi alla fine della partita, no? Quando finisce 4-2 per il Milan a dire doveva far qui, doveva far là, doveva far su, doveva far giù. Tutti bravi a parlare dopo. L'allenatore, lo sapete meglio di me, deve agire in tempo reale, in diretta, non in differita. Però ripeto, a me la conferenza stampa di Sarri ieri non mi è piaciuta, perché mi dà l'idea di un uomo che non si senta a proprio agio ad allenare la Juventus. Allora io mi domando e dico, perché quest'uomo non batte i pugni sul tavolo, si fa sentire con la società e pretende delle garanzie per la prossima stagione, visto che resterà ancora un anno sicuramente, salvo imprevisti? Perché così fermo restando questa situazione, quest'anno ci potrebbe andare di culo che vinciamo lo scudetto, perché se stasera battiamo l'Atalanta, a mio modo di vedere, è quasi fatta la pratica scudetto, anche perché la Lazio deve per forza vincere, altrimenti rischia di essere risucchiata sia dall'Atalanta stessa poi in seguito che dall'Inter, sempre che l'Inter si metta a vincere una partita ogni tanto. Ma il problema è che l'anno prossimo poi magari si rinforzano l'Inter, si rinforza la Roma, si rinforza il Napoli. Noi magari con questi acquisti penosi che stiamo facendo, perché Arthur a me risulta che abbia la pubalgia e non sta giocando neanche a Barcellona, che anche questo è un mistero. Scusate. I ventilatori fanno anche questo. D'estate, mi scuso con voi. Appunto, stavo dicendo, l'anno prossimo poi non soltanto faremo la solita ennesima figura barbina in Champions League, ma rischiamo di non vincere il 10° scudetto consecutivo, a cui so per certo Agnelli tenere tantissimo, perché nel momento in cui hai fatto 9, immagino che vuoi fare 10, giusto? Per entrare nell'Olimpo degli scudettari. Sarebbe bene entrare nell'Olimpo dei campionari, ma per adesso ci accontentiamo degli scudettari. Quindi io stasera mi aspetto una Juventus che va in campo con la mente giusta, perché il fisico c'è, perché la corsa c'è, la preparazione è stata fatta bene, i giocatori stanno crescendo, perché Rabiot sta crescendo, Betancourt così così, Pjanic è cresciuto, De Ligt è insostituibile, Dybala è insostituibile, Ronaldo sta crescendo. Quindi diciamo che se Sandro fa una discreta partita e non fa erroracci e soprattutto non facciamo rimpiangere Quadrado, Terzino, perché magari lo facciamo giocare ala e facciamo giocare Danilo, Terzino o De Sciglio, stasera potremmo vincere la partita bene. Ma se la partita si mette su brutti binari e la Juve non ci mette la garra e soprattutto non ci mette la mente per recuperare la partita, io credo che saranno dolori, perché poi la frattura che era stata ricomposta fra l'allenatore, la società e la squadra si ricrea ancora più grande, ancora più non rimarginabile, e temo che poi anche la partita successiva, dove incontreremo la squadra più simile all'Atalanta che c'è in Italia, non in forma sbagliante come l'Atalanta, ma è la squadra che corre come l'Atalanta, allenata benissimo da De Zerbi, ovvero il Sassuolo in casa loro. Dopodiché sarà il tempo della Lazio. Quindi io, se fossi in Sarri, oggi pomeriggio, durante la riunione tattica, in preparazione della partita, metterei in chiaro ai giocatori che questa partita è un crocevia fondamentale della stagione, perché archiviato lo scudetto e messo da parte, potremmo poi dedicarci all'8 agosto, quando ci sarà Juventus-Lione a Torino, per poi andare a disputare le Final Eight a Lisbona. Ma se stasera noi perdiamo la partita, io credo che sarà veramente, veramente un grande problema poi tutto il proseguo della stagione, campionato, Champions comprese. Questa è la mia opinione. Quello che io avrei detto in maniera molto più succinta, in maniera molto più sintetica, in commento post alla conferenza stampa di Sarri. Ci ho tenuto a fare un video specifico, dedicato proprio al pre-Juventus-Atalanta, perché volevo non commettere lo stesso errore che molti commettono, cioè parlare dopo, ma ho parlato prima. Stasera, dopo la partita,
quando farò l'analisi, vedremo se le mie paure e le mie preoccupazioni erano motivate. Mi auguro di no, ma ho il timore che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende, diceva Andreotti. Buona partita a tutti, ci vediamo più tardi.